altro passo avanti per la sistemazione dei corpi idrici dei corsi d'acqua del Friuli Venezia Giulia sta per essere compiuto con il ripristino della sponda destra del fiume Natissa nel comune di Aquileia, intervento che completerà la sistemazione delle sponde del fiume dalla foce all'abitato dell'antica città romana e ne migliorerà nel contempo la navigabilità che, come hanno detto gli assessori regionali all'ambiente Vito e alla risorse agricole Sciaurli, alla consegna dei lavori ad Aquileia, è il risultato di una politica sinergica avviata dalla giunta regionale con l'obiettivo di attuare una concreta opera di prevenzione. Siamo ormai alla consegna dei lavori, quindi vuol dire che a breve appunto partirà il cantiere per risolvere quella che è una delle questioni che più interessa a questa comunità. C'era oggettivamente sul fiume Natissa un problema relativo alla sicurezza, delle erosioni spondali che stavano un po' mettendo in crisi gli argini, quindi era assolutamente importante e necessario intervenire, e oggi insieme anche all'assessorato all'agricoltura, quindi insieme al collega Sciaurli e al consorzio di bonifica della pianura friulana, abbiamo presentato quali sono gli aspetti più significativi di questo intervento importante, complessivo, articolato, che riuscirà senza dubbio a dare una risposta significativa. Una richiesta che arrivava dai comuni ma anche dai cittadini stessi e che va a collocarsi in un investimento più complessivo proprio nella bassa friulana, che riguarda i comuni di Terzo, di Aquileia, di Grado e anche di Fiumicello, per un investimento che va fino ai 10 milioni di euro per la messa in sicurezza, per il lavoro delle nostre idrovore, quindi per mettere anche in sicurezza gli cittadini e gli abitati e non solo la parte agricola, a cui si possono aggiungere oltre 6 milioni anche di investimento sui sistemi irrigui. Quindi credo un'attenzione, la dimostrazione di un'attenzione forte da parte dell'amministrazione regionale verso questi territori, ma anche verso, rispetto alla sicurezza e la capacità di un'agricoltura moderna che si basa moltissimo sull'irrigazione. I lavori, che potranno partire già dai prossimi giorni, comporteranno una spesa complessiva di oltre 1 milione 200 mila euro e fanno parte del programma di interventi di realizzazione, adeguamento e sistemazione degli argini dei fiumi dalla laguna al mare a difesa del territorio della Bassa Friulana.